Ciao a tutti, è arrivato il momento di uno tag sbarazzino. Girovagando infatti online, alla ricerca di book tag, perché a me piacciono sempre tantissimo, sono inciampato, anche se sono fuori moda, me ne rendo conto, però insomma va bene così, sono inciampato in un tag che devo dire intrigante. Intrigante perché a me piacciono sempre queste cose un po' chiacchiericcio, ed è un book tag che ha pubblicato il canale anglofono Books, Songs and Other Magic, che si chiama My Favorite People, quindi le mie persone preferite. Oh, sto volando. Quindi scrivete, fatemi sapere anche voi eventualmente nei commenti le vostre persone preferite di queste categorie. Si parla di gusti, insomma, con qualche punto che, su cui non ho una risposta, devo essere sincero. Faccio fatica a trovare delle risposte, però ve lo dico, non salterò nessuna domanda e su alcune sospendo il giudizio perché non ho una, tipo, un personaggio che fa quella cosa che ritengo preferito, cioè, non, ok. Vabbè, comunque, adesso capirete come funziona e parliamo proprio dalla base, dalla base della base. Il mio autore o la mia autrice preferito o preferita, comunque lo scrittore preferito. Allora, questo è come... è la domanda, una domanda per me trabocchetto, perché qual è l'autore preferito? Ce ne sono tanti, che adoro alla follia, potrei farvi una lista. Inizio dalla lista e poi cerco di arrivare a quello che, perché comunque il senso di questo tag secondo me è anche la persona di questa categoria che ti piacerebbe conoscere nella vita reale, con cui ti piacerebbe avere a che fare, con cui senti di avere anche un feeling umano. Autori preferiti: Mishima, assolutamente. Sartre, Murata Sayaka, è vero che è una recente scoperta, è vero che è un'autrice molto contemporanea, ma è già nella mia top list. Boris Vian, tanti. Però, se dovessi scegliere un autore di cui non tutto ciò che ha scritto mi è piaciuto allo stesso modo, ma un autore per me ha un posto speciale nel cuore, un po' perché ci sono cresciuto assieme, nel senso che io l'ho iniziato a leggere molto, molto giovane e non ho mai smesso di leggerlo, al punto che ho il suo mattone, il suo libro che molti reputano tra i suoi più importanti, che è l'unico che mi manca da leggere, che ho paura di leggere perché non voglio rimanere senza suoi libri, ed è, penso, una persona con cui mi troverei bene a livello di feeling. Ovviamente non lo conosco nella vita, non so se ci possiamo trovare, però credo che avremmo tante cose in comune, quindi un whisky, e cito un whisky non a caso, con questo autore me lo farei volentieri ogni tanto, per uno speakeasy con della musica jazz in sottofondo, a chiacchierare, ve lo dico già così ci arrivate, di appunto musica, letteratura e gatti, e anche di t-shirt, di moda in qualche modo, perché questo personaggio è anche un collezionista sfegatato di t-shirt, ed è curioso, secondo me può essere una discussione interessante, Haruki Murakami. Murakami Haruki è un autore che appunto ho iniziato a leggere giovanissimo, negli anni dell'adolescenza, e che con molte sue opere mi ha toccato nel profondo, e quindi se dovessi dire uno dei miei autori preferiti, che però è anche una persona che in un certo senso ammiro tanto, mi piace proprio la sua umanità, mi piace anche la sua follia, mi piace il suo mondo, il suo universo, la sua ambiguità, mi piace l'amore per le cose belle che ha, mi piace la capacità di rendere la nostalgia magica, di lavorare col surreale all'interno del reale, le sue piccole fisime
che però diventano dei tratti distintivi della sua scrittura, del suo mondo, appunto la presenza, l'onnipresenza dei gatti, tipo Manila che è sdraiata così in questo momento a pancia in su. Ehi, ma stai bene amore? È lì così. Fa caldo, vero patatina, c'hai ragione. Sì, sai, sì, è a pancia in su così, spiaggiata. Eh? Eh sì, ha chiuso gli occhietti. Vabbè, comunque, e anche quelle piccole fisime che lui ha, è l'uomo pecora, è l'ossessione per i lobi delle orecchie, cioè è murakamiano, ci cioè, ha creato una sua cifra stilistica che è sua, è riconoscibile, che è anche sottilmente ambigua, grottesca, nostalgica e tante cose. Lui ha scritto, secondo me, probabilmente il racconto più bello che ho letto nella mia vita. Proprio io ero in lacrime quando l'ho finito, e generalmente con i racconti brevi faccio fatica a trovare una connessione forte. Quel racconto lì in 20 pagine mi ha distrutto l'esistenza, cioè io ero lì così, ed è Tony Takitani che è raccolto in I salici ciechi e la donna addormentata. Quel racconto per me è la cosa più bella che lui abbia mai scritto. E solo per quello mi vengono i brividi ancora a pensarci. Insomma, tanta roba. Un'altra autrice che non ho citato prima, ma che dovrei mettere, è assolutamente Leonora Carrington. Leonora Carrington io l'adoro, la venero. Lei era prima di tutto una pittrice, quindi non ha mai investito troppo tempo nella scrittura, per quanto abbia scritto tutto quello che ha scritto sia meraviglioso. Avrei voluto che scrivesse più romanzi, più racconti, perché anche nel suo caso i racconti sono strepitosi, però insomma ho finito la sua bibliografia praticamente, questa cosa mi lascia un vuoto esistenziale interiore, ma io la amo, la venero. Surreale, appunto era la dea del surrealismo, quindi ci sta, la adoro. Ecco, il punto 2 faccio fatica a trovare una risposta, perché il mio comico preferito, io faccio fatica a rispondere, nel senso che non è una risposta che mi viene automatica. Ci sono magari degli attori che sono anche comici, che stimo molto, degli artisti che fanno anche il comico, però ogni nome che mi viene in mente, probabilmente Takeshi Kitano è anche comico, però non mi viene da definirlo il mio comico preferito. Sarà che seguo poco la stand-up comedy, non lo so, ci devo pensare. Non ho un comico preferito, credo, perché magari attori o attrici che fanno commedie, però dipende, cioè nel senso non lo so, questo è un punto su cui non ho una risposta, magari mi verrà in mente dopo. Attori e attrici preferite, questo è plurale, quindi non è singolare, quindi qua si può andare veloci. Partiamo dagli attori maschi. Allora, attori uomini, Koji Yakusho, totale. E so che l'avete amato anche voi, banalmente in Perfect Days, ma lui tutto quello che ha fatto è straordinario. Sempre giapponese, Toshiro Mifune, oh, affascinante e bravissimo, cioè parla con uno sguardo, è una cosa incredibile. E sempre giapponese e sempre classicone, Tatsuya Nakadai. Adoro invece, spostandoci in occidente, adoro Alain Delon, amo totalmente. Lui con la sua recitazione granitica in Frank Costello Faccia d'Angelo, Le Samurai, titolo originale, cioè proprio con uno sguardo ti racconta un mondo, è una cosa incredibile, poi di una bellezza allucinante. Di origini giapponesi, ma che ha lavorato tanto nel cinema di Hong Kong, è Takeshi Kaneshiro, pazzesco. Sempre attori uomini, io adoro Ethan Hawke, bravissimo, e mi dà anche un fortissimo senso di simpatia, Marcello Mastroianni. Adoro tanto, mi piace tantissimo, chi è che mi piace tantissimo poi?
Ethan Hawke è uno dei miei preferiti, cioè ogni volta che lui compare in un film mi piace proprio, proprio bravo. Adoro, per me affascino a palate, tra l'altro Keanu Reeves. E poi attori maschi, come si chiama lui? Mi dimentico sempre, ma per me anche solo l'interpretazione che fa in quel film lì è allucinante, ma non mi viene il nome dell'attore, devo googlarlo. Allora, ve lo dico subito, non voglio barare, cioè baro, ma ecco, non mi veniva, ce l'avevo qua, ma non mi veniva. Franco Citti, che mi veniva Pietro Citti, non so perché. Franco Citti, che io amo profondamente per la sua interpretazione in Accattone di Pasolini, bravissimo, bravissimo, bellissima interpretazione. Questi sono gli attori uomini. Attrici, Monica Vitti, partiamo a bomba, Monica Vitti, Jane Birkin, Catherine Deneuve, Anna Carina, di uomo anche Jean-Paul Belmondo, assolutamente. Anna Carina, Catherine Deneuve, Setsuko Hara, scusate, meravigliosa, nonché una delle mie attrici preferite in assoluto. Poi vediamo attrici che mi piace molto. Nicole Kidman. Ha tirato fuori tante interpretazioni magnifiche. Vabbè, la banale Meryl Streep, ma è meravigliosa, lo sappiamo tutti. Cioè, banale dico perché è la prima che dovresti nominare in una lista. Però, boh, cioè, mi fermo qua, ma solo perché non voglio rischiare. Poi dimentichi il nome, devi aggiungerlo, però tanti, tanti. Se devo nominare la perfezione, facciamo due nomi per dei miei preferiti in assoluto, perché già uno è uno, impazzisco, un uomo, un attore, un'attrice. Due attori per me del cuore, Alain Delon e Toshiro Mifune. Attrici, Monica Vitti, per forza. Adoro tanto anche Milena Vukotic, però Monica Vitti e la Setsuko Hara, totalmente. Regista preferito, ne ho tanti, ma devo fare due nomi perché per me sono i due che mi hanno convinto ad adorare il cinema, cioè proprio quelli che mi hanno fatto scattare la passione, e sono Simon Liang, e soprattutto la prima volta che ho visto Vive l'amour a 12-13 anni su Fuori Orario, direi 3, e Ferro 3 e Kinky Duke con Ferro 3 La Casa Vuota. Solo per questo loro meritano di essere in questa risposta, però amo tanti registi che formano la mia ideale lista dei sogni: Shinya Tsukamoto, Michelangelo Antonioni, Godard, tranne quando va troppo nel cervellotico, nel what the fuck, però mi piace moltissimo. Sto pensando, sto anche guardando i DVD che ho diretti là. Tsukamoto l'ho detto, per me top level. Ce ne sono tanti che mi piacciono molto, l'Antimos banalmente, tranne l'ultimo che raga è piaciuto a tutti, non me ne faccio niente, già detto. Haneke, uno dei miei registi preferiti in assoluto. Michel Haneke, io vedo l'Antonioni che mi guarda, i DVD di Antonioni, Tarkovsky mi piace, non tutto, Bergman, Koreeda, per me è un genio, il migliore a descrivere la famiglia, insieme ad Ozu, quindi aggiungo anche Ozu, perché Ozu meraviglia sempre. E basta, mi fermo perché sono troppi, però sono Sammy Liang e Kinky Duke a pari merito. Ecco, qua non so cosa rispondere, raga, devo essere sincero. Il mio politico preferito, la mia figura politica preferita, vuoto cosmico, cioè nel senso, non che non sia, non mi interessi anche di politica e non mi informi, però un politico del cuore, un politico preferito, boh, cioè posso essere d'accordo o in disaccordo, non fangirlo sui politici, ecco, mettiamola così, quindi non so cosa rispondere.
Ma voi avete un politico preferito? Magari sì, perché magari qualcuno del passato, per l'arte oratoria, per le idee rivoluzionarie, però qua si lavora molto anche d'istinto, quindi non mi viene da dare una risposta sulla figura politica preferita, cioè sul personaggio della politica preferito. No, no, no. Si può fare forse una flop ten, però personaggio politico dovrei forse guardare da un punto di vista tipo neutro e valutare in base al talento oratorio. Non ne ho assolutamente idea. Dico Turlino in quanto imperatore del mondo, della moda. La nuova scoperta preferita, tipo il nuovo talento preferito di qualunque genere. Allora, per essere un mio artista preferito ci vuole tempo. Cioè devi dimostrarmi sulla lunghezza d'onda che mi convinci sempre di più. Quindi, dei nomi che ho aggiunto di recente al Pantheon dei miei idoli, sicuramente a livello di scrittura Murat Asayaka, nonostante io il suo primo libro l'abbia letto anni fa, cioè nel senso La ragazza del convenience store è un po' di anni che c'è, l'ho letto quando era uscito. Però è con I terrestri di recente, poi La cerimonia della vita, poi Parti omicidi che mi ha conquistato. Quindi è vero che, conosco la sua, cioè la sua opera da più anni, però è tutto stato progressivo, quindi relativamente recente, per arrivare nel mio Pantheon. Così come nel cinema Ryusuke Hamaguchi, cioè io Happy Hour l'ho visto tanti anni fa, ho visto tanti anni fa Touching the Skin of Eeriness, qualcosa del genere si doveva chiamare quel mediometraggio, poi vabbè è arrivato Drive My Car e tutti gli altri suoi film, ho fatto un recuperone totale della filmografia ed è un regista che adoro. E a livello temporale, pur conoscendolo di fama perché seguo tanto il cinema giapponese, è relativamente di recente che si è inserito nel Pantheon, ecco, nel mio Pantheon personale. A livello musicale non saprei, ce l'ho, anche se anche in questo caso ascolto questo gruppo da tantissimo tempo, ma è solo negli ultimi 3-4 anni che inserisco nelle mie ossessioni. E sto parlando dei DAF, che era un duo tedesco che faceva New Wave negli anni 80, questa New Wave molto trasgressiva, industrial, elettronica, pesante, e magari prima mi passavano delle loro canzoni in playlist, compilation che mi facevo io. Adesso invece mi ritrovo ad ascoltare ossessivamente i loro album, quindi è vero che non sono più un gruppo attivo, però comunque hanno raggiunto il mio pantheon di band, artisti preferiti a livello musicale, assolutamente. E passiamo appunto alla band preferita, a cui aggiungo anche, perché si parla sempre di band, ma ci sono anche i cantanti singoli. Qua non mi soffermo, quindi cantante preferita in assoluto Björk, per me è una musa totale, ispirazione totale, non mi soffermo, sapete benissimo se mi seguite, band Li Shushu. Cioè per me è un pezzo di cuore, cioè Li Shushu, Jamie Stewart, nonostante negli ultimi anni l'avessi un po' perso per strada, ma più che altro perché si è messo a fare le cose strane, tipo la musica noise fatta con i vibratori, cioè va bene tutto, cioè è simpatico, ma io volevo un Fabulous Muscles, volevo una Promise, volevo quegli album storici, Knife Play, e invece da un po' di tempo stava un po' cazzeggiando. Invece adesso devono tornare col nuovo album e il singolo Common Loon, devo dire che è tornato a parlarmi al cuore, quindi però comunque Shushu per da sempre la mia band preferita, a cui aggiungo tante altre band che hanno formato il mio gusto e che per me sono importanti perché ascolto da tanto tempo e tuttora ascolto, mentre magari altri amori sono stati più passeggeri, questi sono rimasti: i Joy Division, i Cocteau Twins, i Coil, banalmente i Massive Attack, i Portishead, i Current 93 e tanti altri, ecco. Però sì, più o meno questo.
La persona di ispirazione. Anche questo molto generico, faccio fatica a rispondere. Una persona di ispirazione a cui mi ispiro. Difficilissimo, perché ti verrebbe da cercare qualcuno che a livello umanitario fa delle cose incredibili, però è una cosa su cui non mi sono mai posto la domanda, la figura ispirazionale preferita. Quindi non saprei. Probabilmente anche in questo caso potrei, non lo so, mi risulta difficile rispondere a questa domanda. La figura che per me è di ispirazione, non lo so. Cioè, se la prendo, se è ispirazionale si intende una figura a cui mi ispiro, che è un modello, eccetera, non lo so. Non lo so perché prendo un po' da tante parti diverse, quindi mi risulta difficile dare una risposta. Ma probabilmente direi Manila, perché in questo momento è molto carina. Tutta lì spaparanzata, fa caldo, amore, hai ragione, eh? Eh? Stai bene? Tutta sdraiata. Adesso ti do la pappa, Ti do la pappa, Manilina? Bella. Si sta russando anche. No, patatina. Vabbè, detto ciò, fatemi sapere anche voi quali sono le vostre persone preferite. E se questo video vi è piaciuto... Oh, si è svegliata. Bene, Manilina, mi stavo preoccupando che vieni così. Ok. E quali sono le vostre persone preferite e che ne pensate delle mie risposte, se avete trovato qualche spunto interessante, insomma, scatenatevi nei commenti. E detto ciò, vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione e muah, ciao ciao!